Santa guagna per tutti ragazzi, io sono Bavo88 e oggi sono qui in questo video per mostrarvi un PC di fascia medio-alta adatto al gaming. Allora, questo PC è fresco di montaggio e ha come case un NZXT Phantom 410. Adesso vediamo insieme tutte le specifiche e i componenti di questo fantastico PC da gaming. Allora, come già detto prima, il case è un Phantom 410 della NZXT. Sulla parte frontale superiore a sinistra possiamo trovare il tasto di accensione e il tasto reset del PC, mentre sulla parte a destra possiamo trovare due port USB 2.0, due port USB 3.0, un jack per il microfono e un jack per le cuffie. Inoltre vi è anche uno switch per regolare la velocità delle ventole di raffreddamento. Sempre nella parte frontale possiamo trovare uno sportello apribile che nasconde il masterizzatore barra lettore DVD. Allora vi faccio un elenco veloce delle porte nella parte posteriore. Vi sono 4 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, una porta PS2, una porta per il cavo ottico e 2 porte HDMI, una porta DVI e una VGA. Inoltre ci sono tutti gli ingressi per i jack, cuffie e microfono. Arriviamo alla parte più interessante di questo video, ossia l'elenco dei componenti. Questo PC monta una scheda madre Asus Z97 Pro Gamer. Ha un processore Intel Core i7 da 3.6 GHz overclockabile. Poi vi è installato un SSD Samsung Evo 850 da 250 GB in formato socket M2 che si collega direttamente alla scheda madre, un hard disk Western Digital da 1 TB SATA per archivio dati e due banchi da 8 GB di RAM DDR3 Kingston Hyper Fury per un totale di 16 GB. Per quanto riguarda la scheda video, il PC monta una Asus Strix GTX 960 con 4 GB dedicati GDDR5. Infine vi è installato un lettore DVD barra masterizzatore Asus e un alimentatore della Corsair da 750 W. Per quanto riguarda il sistema operativo installato, ho deciso di optare per Windows 8.1 Home da 64 bit originale, poiché Windows 10 è uscito da poco e volevo aspettare fino al 2016 prima di fare l'upgrade gratuito. Eccoci qui con il PC montato e pronto all'uso. Adesso vi mostro la velocità del boot ed accensione. In abbinato ho preso anche un monitor Asus 21 pollici e mezzo Full HD con ingressi DVI, VGA e HDMI. Apro una parentesi e vi invito a passare per il nostro sito internet www.wagna.it per ricevere tutte le news del mondo videoludico e soprattutto vi invito a passare per la nostra pagina Facebook per ricevere in tempo reale tutte le attività riguardanti Wagna. Eccoci qui, ha già caricato il desktop, il PC è pronto a essere usato. Ovviamente la velocità è dovuta al socket M2 installato che garantisce prestazioni elevate, unito anche al processore e anche agli altri componenti come la RAM e la scheda madre. Però il socket M2 fa davvero la differenza. Parlando di prezzi ragazzi, io ho speso intorno ai 1400 euro, ciò che può sembrare un costo abbastanza elevato, però ho scelto di fare un investimento a lungo termine. Cioè tra 4-5 anni voglio che il mio PC supporti gli ultimi giochi in uscita. Però cambiando i componenti si può arrivare già a 1000 euro ed avere un buon PC performante da gaming. Bene ragazzi, video termina qua. Ringrazio il negozio SM Multimedia per avermi fornito i pezzi e aver rimontato questo PC e vi invito a lasciare tanti commenti per dirmi cosa ne pensate e tanti like per supportare il video. Noi ci vediamo alla prossima. Tanta guagna per tutti da Bavo88. Ciao!